Un saluto gente dal canale Tandem, io sono Gabriele. Io sono Stefano e dopo un po' di tempo che non facevamo unboxing, oggi facciamo un unboxing leggendario, perché qua dentro non sappiamo bene in quale scatola ci sia cosa. Abbiamo una vaga idea del contenuto, ma estremamente vaga, perché non siamo neanche sicuri che sia arrivato quello che avevamo chiesto. No, più ordini insomma. Vi anticipiamo che all'interno ci sono dentro delle serie che riguardano Lost, Baywatch e South Park. Cazzo. Più due pop che erano rimasti indietro qualche mese fa. Cioè indietro, nel senso, indietro. Correvano dietro l'aereo. Sigla. Ehi, benvenuto sul canale Tandem. Cominciamo dalla scatola più in alto, che è questa qui, che c'è scritto una serie di cose. Non sento rumore di sabbia, quindi non è né Lost né Baywatch. Ma non lo so, vediamo un attimo. Lama nuova, detta ieri, no? Sì, ho cambiato la lama. Vediamo i polli. Tra l'altro, scatole così random, perché sulla tua cosa c'è scritto? C'è scritto Funko Pop, guarda. No, c'è scritto Disney Winnie the Pooh, che non ci trovo niente con le cose che abbiamo dietro. Se siete curiosi di vedere la serie di Lost, Baywatch e South Park, oggi avete trovato il video giusto. Che c'è? Niente, cominciamo. Allora, vedi, il rumore della sabbia giustamente non c'era e qui... Ah, quindi tac, la prima serie che andiamo ad estrarre, che andrà a estrarre Gabriele. È quella di South Park, quindi qui abbiamo... Ike, Brofolovsky. Che tra l'altro è veramente figo, figo. Sì, Bubblehead, tra l'altro. È Bubblehead. Questa mega bocca come se fosse stato dilaniato da un caimano. Vai, pensi che l'altro. Tagliato a metà col taglierino. E vi diciamo che per quanto riguarda, poi dopo andremo a estrarre i personaggi di Lost, faremo proprio un video a parte. Una recensione su quei personaggi. Esatto, per quanto riguarda sbavarci sopra bene. Qui abbiamo Butters, sempre da South Park, visto che stiamo parlando di questa serie. E qui abbiamo Mysterion. Grandissimo. Quello col punto di domanda in testa. Che bellissimo, infatti questo qua lo stavo aspettando e mi piace veramente. È veramente una figata. Una cifra. Qui non ci sta una fava. E lui sarebbe praticamente Cartman nella suo alter ego da supereroe o super sfigato. Prego, peschi pure. Pura, questo taglierino. Mentre per concludere la serie di South Park, molti potrebbero dire, non è vero, manca zombie Kenny, lo sappiamo. Ragazzi, Kenny poverino è morto un'altra volta. E qua abbiamo per finire la nostra serie Cartman o Cartman. Insomma, lui. I am a little pig. Io sono un piccolo maiale, porco. Dice tutto a posto. Cartman. Quindi la serie di South Park è conclusa e possiamo andare avanti con questa qui. E abbiamo il Mr. Mitch Buchanan con il suo salvagente da bagnino, quale che è. A giugno c'è il film di Baywatch, hai visto il trailer? Sì, sarà una cagata. No, invece no. Se tu guardi il trailer, ovviamente non è un film da accendi il cervello e stai molto attento ai dettagli, ma è veramente figo il trailer. Con chi è che è? C'è The Rock in pratica. Ah, bravo, infatti c'è ho visto il trailer. Però è figo il film, sembra. Ma sì, è autoironico. Tra l'altro, per parlare di trailer che secondo me abbassano un po' l'hype, a parte Baywatch, quello dei Chips. Avete visto il trailer dei Chips? Andate a vederlo, una cagata. Una cagata mostruosa. E per chiudere queste due. Quanto è che non lo facciamo? E per chiudere questo... Merda. E per chiudere questa serie, diciamo, South Park e Baywatch, per Baywatch mancava la zinnona, che tra l'altro le hanno fatto anche le tette piccole. Pamela sono Anderson... Sono tette che ballano, se fai così ballano. Sì, Pamela Anderson nei panni o nel costume di CJ Park. Questo non me la ricordavo come nome nel televisione. Cioè, te ti ricordavi il video porno? No, non lo so. Tra l'altro, devo dire una cosa, adesso cambiamo assolutamente e ritorniamo. Seri? Pensavo le tette di Pamela, mi sono scartato. No, che i costumi dei personaggi di Baywatch sono un po' più chiari rispetto all'originale. Sì, sono su rosa Macedonia scaduta, ecco, comunque. Comunque molto belli, molto belli. Via questa roba allora, che andiamo avanti. Tu non ce la fai più, vedi no, i personaggi. Cazzo, io voglio la nostra. Non ci sono ancora. Allora qui c'è il demo gorgone della serie The Strange Things. E questa è la versione Chase. Oh, è chiuso. È la versione Chase, quella che vale, ragazzi. Erano i due rimasti indietro questi. No. Questo è il demo gorgone in versione Chase e questo è il demo gorgone fiorito perché ha il... che culo, la versione Chase, ragazzi. È inquietante da far schifo comunque. C'è anche un bel bollino, che cos'è? La versione Chase.
quando uno non sta attento. Lui non ce la fa più, è completamente andato perché vuole vedere i pop di Lost. Cazzo, la versione c'è, un culo della Madonna. Di solito ragazzi, è uno ogni 36. Ma qui c'è il culo, insomma. Qui, no, 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 qua c'è il culo. No, cazzo. Vabbè, insomma, qua, cioè, giriamo, effetto video, via. Il prossimo tocca a te. Vieni. Sì, tocca a me. E la desideravo tanto perché era quella là che mancava. Sì. E visto che a me piace tantissimo, soprattutto l'attrice che la interpreta nel film. che la interpreta nel film, direi che è veramente una bonanza. E Velma. E Velma. Sempre, perché parliamo di Scooby-Doo. Ragazzi, ovviamente le tette di Velma. Qui abbiamo The Punisher, che in un video piuttosto recente messo come tra i miei preferiti della Marvel. E bisogna dire che è una figata in questa versione, che non è uguale a quella che ho Thunderbolts. Thunderbolts. Cioè, questo lascia la me, stronzo. Ma dici a me? Sì. Ma con chi credi di parlare tu? Va bene, andiamo avanti, ne mancano due in questa scatola e partiamo con un personaggio che è appena stato rilasciato e fa parte della serie del Padrino, The Good Father. Ci hanno inviato solamente Fredo, non so come mai, perché gli altri non sono ancora disponibili, quindi negli altri mancano Vito Corleone, Michael Corleone, Sonny Corleone. Tutti i fratelli, minchia, sono tutte parente sono. A noi ci hanno mandato il personaggio, diciamo, quello minore della serie, perché gli altri probabilmente c'è una sovrapproduzione, una sovrarichiesta, scusate, e una sottoproduzione. Bene, adesso possiamo aprire l'ultima scatola perché veramente... Sì, quello è rimasto lì. L'ultima scatola perché tu non ce la facevi più perché volevi vedere questi personaggi. Ma di che personaggi stiamo parlando? Stiamo parlando di Lost, e uno di questi personaggi era nella scatola precedente. Stiamo parlando di Kate, di quella brava ragazza che è Kate, detta anche Lentiggini, che qui la vediamo con le manette in mano. Ma che bella! Perché c'ha le manette? C'ha le manette in mano, non ti ricordi? Perché nella prima stagione lei sostanzialmente è detenuta. Però attenzione, dobbiamo dire una cosa molto importante. Oggi facciamo solamente l'unboxing, quindi abbiamo fatto un unboxing di tutti i personaggi che avete visto prima, South Park, Baywatch, eccetera. Per quanto riguarda Lost faremo una recensione a parte, l'unboxing, quindi adesso li tireremo fuori e in un prossimo video ne parleremo più approfonditamente. Esattamente, quindi questa è Kate Austin e la mettiamo qua. Prego, sbudella la scatola per tutti noi. Ok, vado piano, anzi guarda, alzo un po' le alette di pollo. Che cazzo, ti stavo staccando lì? le alette di pollo e via con quello che... sono i personaggi di Lost, vedo già che ti sudano le mani. Sudano e anche un po' le ascelle. E quindi andiamo a tirare fuori quello che è il primo personaggio. Il primo personaggio che vado a estrarre è Sawyer James Ford, detto Sawyer, con un libro in mano. Che figo. Con il libro in mano. Già ci sono anche un coniglio, quindi è proprio quel libro lì, ragazzi. Ma ne parleremo nella prossima puntata. Poi abbiamo Jack Shepard, il medico, con il suo tatuaggio sulla spalla sinistra, ed è un figo, gli assomiglia un casino, tra l'altro, con lo zainetto, quindi pronto per le sue escursioni turistiche in cerca di misteri. In questo caso abbiamo Man in Black. Tra l'altro anticipiamo che la serie di Lost consta in 7 personaggi. Ovviamente l'avevo detto anche prima, non mi ricordo. Non credo. Man in Black non so chi sia io della serie, perché mi sa che è arrivato dopo. Ma ne parleremo poi anche di questo. Poi. Qui abbiamo Early, cioè Ugo Reyes, che era quello di... lo desideravo tanto tra i Funko Pop che vorrei, ma che non esisto, e l'hanno fatto e sta mangiando una barretta ed è veramente un ciccione assurdo ed è veramente figo. Fatto bene. Molto bello. Poi lascio per ultimo un personaggio che non so chi sia, e invece mi prendo questo perché a me piaceva tantissimo. Sto parlando di John Locke. John Locke, il pelatone, insomma. Perché, ad esempio... fino a quando, ripeto, ho visto Lost, un personaggio che è molto ambiguo e con tantissime sfaccettature. Molte sfaccettature. Andiamo all'ultimo personaggio e qui abbiamo il mitico, innominabile, innominato, sempre mai visto, fino alla fine, Jacob. Non lo dico perché è uno spoiler gigantesco, con il suo bicchiere di vino in mano. Anzi, non è un bicchiere di vino, infatti sto a vedere che cazzo gli hanno messo un bicchiere. È una bottiglia di vino girata al contrario, allora ciò ha un senso, vedi? Se non un bicchiere. Ma la bottiglia, infatti dicevo, perché il bicchiere c'è la bottiglia? Pensavo che fosse un degustatore del vino. Un sommelier. Fa ridere. Quindi ragazzi, questa è tutta la serie di Lost, ma vado a prendere quelli che sono gli altri pop, tra l'altro il Demogorgone chiuso. Demogorgone culo pazzesco, incredibile veramente. Demogorgone con i fiori sbocciato. Poi Baywatch, Fredo Corleone dal Padrino. Venga, Fredo Corleone.
poi la zinnona, in questo caso invece no, ridotta, di Pamela Anderson. The Punisher! Punisher. Poi abbiamo la serie di South Park con The Cartman. Il burro. Ah, pensavo il buco. Che sai il buco. Poi abbiamo Mysterion. Abbiamo... Ah, ti metti dietro, scusa. Allora abbiamo Mysterion e poi questo che cazzo è? Ike, non ricordo più come si chiamava. Ike Brockowski. E gli ultimi due che vai, sono... Vai. Il Demogorgone nella sua versione originale Fiorita. Aperto. E poi abbiamo quella Velma. Bonazza di Velma, che devo dirti la verità che preferisco nettamente a Pamela Anderson. Veramente? Quindi, sì, ma di brutto. Okay. Questi quindi erano tutti i personaggi che abbiamo trovato in questo triplice unboxing. E che dire, sono veramente una figata. Sì, guarda, se devo fare la mia classifica personale, ti devo dire che mi piacciono. Non voglio metterne primo, né secondo, né terzo. Però mi piacciono tantissimo Cartman, fatto molto molto bene. Il Demogorgone sia nella versione Chase che nella versione aperta, forse la versione aperta ha quel non so che in più. In più, sì, l'altra è un po' più... L'altra è particolare perché appunto è rara. E poi mi piace tantissimo, mi dispiace che non ne scelgo neanche uno della serie di Lost, mi piace tanto il Pusher? Esatto. The Punisher. Il Punisher in versione Thunderbolt. Quello è veramente molto molto bello. Molto molto bello. Invece i miei preferiti in assoluto sono Harley, Locke. No, mi piace tantissimo questo Man in Black, ma non tanto per come è fatto, perché so chi rappresenta e quindi non lo so. Mi piace Jacob perché appunto so chi è e chi rappresenta, e mi piace molto Early, sempre quindi nell'ambito di Lost. Va bene ragazzi, speriamo che vi sia piaciuto questo unboxing. leggendario, perché ne arriveranno altri, perché tra l'altro questo unboxing secondo noi contiene dei personaggi che nell'arco del tempo saranno dei veri must da avere, quindi il loro valore salirà alle stelle, quindi fate in fretta e andatene a comprare. Noi chiudiamo il video perché la luce è aumentata, l'ISO è troppo alto e si sta bruciando. Ciao, un saluto da Gabriele e un saluto da